Gentili signore e signori, un cordiale buongiorno da Brugherio, parco in Crea per la 13ª internazionale di ciclocross da Brugherio con la sigla di Edi Saia, curata dalla nostra regista. Abbiamo visto in pillole cosa è successo alla gara juniores, ma tra pochi istanti insieme a Enrico Martello. Buongiorno Enrico. Buongiorno a tutti, buongiorno Andrea. Commenteremo la gara elite donne, poi a seguire ci saranno gli elite uomini, elite donne che corrono come consuetudine anche con la categoria under 23 e juniores. E qua vediamo proprio prontissime, mancano 3 minuti alla partenza per le ragazze. Allora abbiamo visto le immagini, allora andiamo a dare un nome alle figure, ai volti che abbiamo visto sfrecciare in questo percorso che è cambiato rispetto agli anni scorsi. Esatto. E poi sarà più preciso Enrico Martello. Tommaso Caffueri della SDDP 66 Giants SMP ha vinto davanti al compagno di squadra Stefano Viezzi, con al terzo posto Ettore Pra della Hellas Monteforte, quarto posto per Elia Pacagnella della Zanolini su Tirol Post. Perché Pacagnella? Perché Pacagnella è stato a lungo al comando della gara, poi nell'ultimo giro sono emersi invece Caffueri, Viezzi e Pra, con Pra che non è riuscito a rispondere al fondo dei due compagni di squadra della DP 66 Giant SMP, Caffueri e Viezzi. E quindi ordine d'arrivo con doppietta per la squadra friulana, Caffueri, Viezzi davanti a Pra. E adesso ci concentriamo invece sulla prova under 23, juniores e elite soprattutto, con un'attesa grande protagonista, Sara Casasola. Ma come è cambiato il percorso? Percorso di 3,7 km è cambiato inserendo due particolarità, un muro, veramente un muro sulla riva del lago che gli atleti affronteranno ovviamente in salita, per poi una lunga contropendenza che potrebbe a livello tecnico fare anche la differenza. E poi nel rettilineo finale è stato allungato, cioè questo lungo rettilineo che in caso di volata è perfetto appunto per svolgere lo sprint finale. Pronte le atlete, naturalmente grande attesa per vedere se ci sarà la conferma di Sara Casasola, che ha sfiorato la top 10 in Coppa del Mondo a Tabor, un esordio più che promettente, anche perché è vero che è arrivata undicesima, ma è arrivata vicinissima al settimo posto, ha perso la volata a 4 praticamente per entrare nella top 10. Sara ha fatto la miglior gara della sua carriera, ha veramente fatto in campo internazionale, in Coppa del Mondo, un exploit importante, giovane, sta crescendo bene e vediamo se la sua crescita è costante, e sicuramente la gara di Coppa gli ha dato un gran ritmo per questa gara. E qua è proprio la regia, puntualmente va a pescare Vito Di Tano, storico direttore sportivo della Sella Italia Guerciotti, che avevamo visto, aveva seguito in trasferta proprio Sara Casasola in quel di Tabor per la prima di Coppa del Mondo Europea. 30 secondi al via, dorsale 111 Lucia Bramati, non splendida la sua prima prova di Coppa del Mondo, al di sotto delle attese Rebecca Gariboldi, Federica Venturelli, ottima promettente juniores, Alessia Bulleri che insieme alla Gariboldi renderanno la vita difficile a Sara Casasola, Carlotta Borello, Sofia Hoyer, Alice Papo. Eccole, partite e subito lo spunto del dorsale 116. Sara Casasola, lei a prendere la prima curva con la Gariboldi in seconda posizione. Come dicevamo, sono le ruote quelle di Sara da tenere più sotto controllo quest'oggi, diciamo che probabilmente è l'atleta di riferimento, però vediamo che anche le altre lo sanno e sono subito partite guerrite. Come sempre è importante cercare di uscire dal traffico il prima possibile. Le condizioni del terreno sono praticamente secche, non c'è un filo di fango. Uno dei problemi, soprattutto per chi sta nelle retrovie, magari nelle fasi più concitate della partenza, potrebbe essere addirittura anche la polvere, sentendo anche qualche atleta, che normalmente nel cross è difficile avere tanta polvere, anzi c'è generalmente il fango. Però vediamo che oggi è una giornata molto molto calda, primaverile addirittura. Bella partenza di Sara Casasola, subito davanti a dettare il ritmo in fila tutte le altre. Mi sembra partita bene anche Lucia Bramati con il dorsale 111 in terza posizione. Eh sì, anche qui quando le atlete montano sulla bici dopo un pezzo affrontato a piedi come questo muro che abbiamo visto, la differenza la puoi fare soprattutto sul cambio di ritmo, cercando di buttare giù un rapporto, e se uno ne ha porta fuori tanta velocità.
Alice Papo alle spalle di Lucia Bramati, poi abbiamo visto Alessia Bulleri in quinta posizione, ma Casasola e Gariboldi hanno già aperto un margine, hanno qualche metro di vantaggio proprio su Lucia Bramati. È importante ricordare ai telespettatori che naturalmente c'è molta attesa anche per le comunicazioni per gli europei di settimana prossima a Namur, e quindi molte di queste ragazze si giocano una convocazione in nazionale proprio per gli europei. Questa è una gara sicuramente per il commissario tecnico, che dà delle buone indicazioni sullo stato di forma degli atleti e quindi di conseguenza poi farà le convocazioni per i campionati europei. Daniele Pontoni, ricordiamo, commissario tecnico che a Tabor guiderà domani le categorie juniores giovanili dell'Italia, scusate, non a Tabor, ma siamo a Maas Mechelen. Esatto. Si torna nel nord Europa domani, naturalmente sarà anche ancora grande ciclocross con la Coppa del Mondo in diretta alla gara femminile. Qui vediamo una delle particolarità appunto del percorso. Il percorso di Brugherio è uno dei percorsi più belli che ci sono in campo internazionale, anche a livello tecnico, e appunto si è formato questo riporto di terra anche abbastanza compatta, dove le atlete possono sfruttarlo, però devono sempre stare molto attente poi con l'usura del percorso, che insieme a questa terra compatta si crea questa polvere e fa in modo che le gomme abbiano pochissimo grip. E questo è il muro famoso che è stato aggiunto, veramente un muro molto 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 ripido, per poi affrontare questa contropendenza che tra poco vedremo. Molto bene la Sara in questo momento. Casasola veramente nella corsa a piedi ai primi posti al mondo, e infatti fa la differenza, fa il vuoto la friulana Sara Casasola. E questa è la contropendenza che dicevamo. Percorso molto tecnico, e anche in queste condizioni comunque vediamo quanto devono essere accurati nella guida i corridori, perché non ti permette la minima sbavatura, il minimo errore nella conduzione del mezzo, il percorso del parco in crea di Brugherio. Casasola che sembra essersene andata, Enrico. Ancora, esatto, ha fatto la differenza già sul muro, si vedeva che aveva qualcosa in più. Un'incertezza. Vediamo che questo è un lungo, lungo tratto con delle contropendenze, e ovviamente è molto importante un percorso di questo tipo per dare delle indicazioni poi sul percorso anche dell'europeo, perché sappiamo tutti che è un percorso molto molto tecnico, e questo sicuramente è un buonissimo banco di prova. Sara Casasola, quindi per lei una stagione nuova con una nuova maglia, la maglia giallonera della Sella Italia Guerciotti, che ha fatto crescere tanti atleti a livello internazionale, e credo che sia stato proprio il respiro internazionale di questo team a fare decidere un sofferto addio alla DP66. Lei, prima che Pontoni diventasse il commissario tecnico dell'Italia, è stata proprio cresciuta da Daniele, certo, Pontoni, che ha sempre creduto nelle proprie capacità. Adesso invece ha scelto questa nuova avventura, naturalmente va a ricoprire un ruolo importante in una squadra che è avvezza a crescere talenti, con la grande esperienza di Vito Litano e di tutta la famiglia Guerciotti, e quindi calendario più internazionale per lei per crescere. E proprio Sara Casasola ci raccontava quanto il ritmo sia diverso rispetto, ma non solo in Coppa del Mondo, lei ha effettuato la prima tappa a Tabor, ma già nelle gare internazionali, ad esempio quasi tutti gli atleti impegnati oggi domani saranno in Svizzera a correre un'altra gara internazionale, e quindi c'è un altro colpo di pedale, un'altra velocità, bisogna abituarsi a quella velocità, a quella tecnica, per riuscire poi a fare dei bei risultati in Coppa del Mondo. Gariboldi in seconda posizione, tornando alla mera e fredda cronaca, con Casasola alle spalle mi sembra Alice Papo in terza posizione, andremo a vedere. E come hai detto tu, Andrea, ha spiegato giustamente il ritmo che gli atleti hanno quando si confrontano in campo internazionale, ovviamente è molto più alto.
Molto bene qua Rebecca Gariboldi, che sta cercando di tenere, di limitare un po' il discorso del distacco. Percorsi alti 33 centimetri, distanziati 5 metri uno dall'altro, e una via di mezzo dal regolamento, insomma da 4 a 6. E quindi molto bene anche la Rebecca Gariboldi, che ha un buon ritmo e sta cercando appunto di tenere le ruote di Sara. Allora, prime 4 posizioni abbiamo visto Sara a casa sola, 4 secondi di vantaggio nei confronti di Rebecca Gariboldi, 2 secondi di ritardo di Alice Papo nei confronti di Rebecca Gariboldi. E poi alle spalle della Papo dovrebbe esserci Lucia Bramati con un ritardo di 3 secondi. Quindi queste sono le prime 4 posizioni. Stiamo percorrendo, e questo è un altro passaggio molto insidioso. Tra l'altro montano quasi tutte le gomme da fango, perché con la tassellatura di queste modello grifo. Esatto, modello grifo. La soluzione sicuramente quest'oggi, con questo terreno molto duro, sarà anche sulla pressione dei tubolari. Terreno molto duro, molto scorrevole, quindi magari tubolari gonfiati un po' di più, intorno magari anche a 1,6, proprio per cercare di rendere scorrevole il più possibile la bicicletta. Questa invece è una fase di rilancio in cui contano le gambe le ha in questo momento Sara Casasola, che ha aperto già una voragine adesso, sì, con la Gariboldi che prova a lanciare. Papo sempre più vicino alla Gariboldi, sono 2 secondi di ritardo, mentre Papo che ha guadagnato. E allora si va alla chiusura del primo giro. Sì, è ottimo forcing della Casasola. Secondo me le atlete dietro devono iniziare a pensare a fare, non dico i calcoli, però l'errore che si può commettere in questa fase è quello di per forza tenere il più possibile la Casasola, e magari poi, come si dice in gergo, cuocersi, no? Fare un po' di fuorigiri e poi pagare nel finale di gara. Quindi sicuramente la Sara, l'abbiamo sottolineato, arriva da un'ottima performance in Coppa e l'atleta da battere lo sta dimostrando. Allora, Casasola 8.04 per andare a chiudere il primo giro, 8.11 il tempo di Rebecca Gariboldi, 6 secondi e 2 di ritardo, 4 secondi di vantaggio di Gariboldi su Alice Papo, 4 secondi di vantaggio della Papo su Lucia Bramati, e poi Alessia Bulleri in quinta posizione, che è passata con un ritardo di 21 secondi nei confronti dell'atleta vestita di giallo nero Sara Casasola, che e quindi ha un vantaggio di 6 secondi sulla seconda e di 10 secondi sulla terza posizione dopo un giro. Sì, tra l'altro in seconda posizione la Rebecca Gariboldi, che abita proprio qua vicino, quindi questo percorso e questo terreno lo conoscerà molto bene. Devono comunque stare molto molto attente le atlete, perché al di là dell'aspetto appunto tecnico della tracciatura del percorso, il terreno è veramente molto insidioso con questa terra molto polverosa, molto secca, che abbiamo visto anche in qualche condizione di curva fa perdere aderenza ai tubolari. Casasola Elite, Rebecca Gariboldi Elite, la terza Elite Alessia Bulleri, mentre tra le under Alice Papo, che è in terza posizione assoluta, e prima davanti a Lucia Bramati, e poi abbiamo Marta Zanga, che ha un ritardo nei confronti dell'atleta più vicina a lei della sua categoria, che è Lucia Bramati, di 8 secondi. Prima delle juniore si è passata Rihanna Bianchi del Guerciotti Development con il tempo di 8.46, ha un vantaggio di 2,5 secondi su Greta Pighi, a favore del ciclismo la squadra della Pighi, che è seconda posizione tra le juniores. E quindi abbiamo visto le difficoltà tecniche di questo percorso, è emerso subito il talento e anche la condizione di Sara Casasola, che ricordiamo è anche in fiducia, un po' rammaricata per aver sfiorato la top 10. Questa è una curva abbastanza tecnica, abbiamo visto proprio questo riporto, questa S, e soprattutto diciamo da analizzare un attimino da un punto di vista tecnico il percorso, c'è questa parte qui, il muro e subito dopo la contropendenza. Queste tre parti probabilmente a livello tecnico e anche un po' a livello fisico fanno la differenza. Bene la Lucia, bene la condizione, sì, di curva. Alice Papo, Lucia Bramati molto brava dal punto di vista tecnico della guida, brava Alice Papo. E adesso le due under sono all'inseguimento di Rebecca Gariboldi. Lei in realtà è un under 23.
Comunque sono segnali importanti questi per Pontoni, le prestazioni delle due under in vista degli europei. Eh sì. E qui sul muro dove Casasola apre una voragine ogni volta, una leggerezza, una facilità di corsa, poteva tranquillamente fare atletica stare a Casasola, vista la sua grande capacità di corsa a piedi. Corre veramente molto bene, è uno dei suoi punti forti e comunque anche a livello di conduzione tecnica sulla bici da cross può dire veramente la sua. Adesso sale in questa parte molto ripida per poi riscendere in questa contropendenza, piede a valle per controbilanciare appunto il grip dei tubolari. Diciamo che si era accontentata negli anni scorsi del Giro d'Italia, no? Sì. Dove, sì. Dove vinceva abbastanza, è cresciuta, facilmente. Invece è cresciuta molto anche a livello internazionale, e anche perché insomma si può confrontare con più frequenza e con più costanza a livello internazionale, e questo è un bel segnale. È vero che adesso nella Coppa del Mondo di ciclocross, lo ammetteva proprio Sara Casasola, sono stata sfortunata, sono nata in una generazione di fenomeni. Sì, perché Céline del Carmen Alvarado, Puck Peters, Van Empel, la Catablanca, Banan Roy, Catablanca Vassa, insomma ce n'è. La particolarità di questa sezione è per questo sorta di mangia e bevi dove se si arriva soprattutto da metà gara in avanti, se si arriva un po' affaticati, diciamo, come si dice in gergo, al gancio, la lucidità per affrontare le contropendenze potrebbe essere veramente un problema. Ciclocross tra le margherite quest'anno praticamente, perché sì. Condizioni meteo incredibili. È vero che la gara è stata inserita in calendario prima l'anno sì. scorso, se non ricordo male eravamo a fine novembre, esatto. Con il Mastercross di Brugherio. Quest'anno poi c'è una condizione climatica proprio anomala, tra l'altro. Con il caldo che si fa più sentire nel nord Italia che non nel sud Italia, sì. Perché oggi la temperatura prevista massima è sui 27 gradi. No, è veramente allucinante. E siamo in maniche corte, gli atleti. E con borraccia alcuni atleti. Esatto. Potrebbe, diciamo che ovviamente le gare di cross sono abbastanza corte, ma sono ad un'intensità altissima. Però sicuramente l'aspetto del rifornimento o comunque della borraccia potrebbe veramente venire a favore degli atleti. Allora, corsa solitaria per Sara Casasola, alle sue spalle non vediamo, eccola qui Rebecca Gariboldi che arriva e ha aumentato il margine di vantaggio di Casasola nei confronti di Rebecca Gariboldi. Poi Papo e Bramati, ecco che passa Alice Papo, Gariboldi che ha guadagnato nei confronti di Alice Papo, che a sua volta mi sembra abbia guadagnato nei confronti di Lucia Bramati, quindi si stanno quasi cristallizzando le posizioni. Oggi sicuramente non hanno problemi meccanici, salvo imprevisti appunto di guasti, però sicuramente non c'è il classico cambio della bicicletta. Intanto è venuto a trovarci l'organizzatore del Mastercross di Brugherio, Carlo Pirola. Io condizioni climatiche così vantaggiose per il telecronista, ma svantaggiose per il ciclocrossista non me le ricordo, perché si pativa sempre freddo, pioggia e fango qui, invece quest'anno dicevo ciclocross tra le margherite. Buongiorno Carlo Pirola. Buongiorno a tutti quanti. Sì, certamente l'unica pecca per il ciclocross è questo bellissimo tempo che poi adesso sta diventando anche un problema per tutti quanti. Allora, abbiamo anticipato la data quest'anno comunque, perché l'anno scorso eravamo sul finire di novembre e avete soprattutto modificato il percorso. Sì, abbiamo modificato parecchio il percorso. Federico Mandelli, che è il nostro tracciatore, ne ha inventata un'altra, cioè proprio ha stravolto tutto quanto. Un percorso con tratti molto impegnativi, tipo quel muro che ci ha messo, ma anche molto filante. Allora, stiamo assistendo a Gara Elite, e quanti volontari avete impiegato? Perché è un lavoro di squadra quello per organizzare una gara internazionale di questo livello, Pirola. Sì, certamente noi abbiamo la fortuna di avere questo parco chiuso, dove l'amministrazione ci dà il permesso di poter iniziare due settimane prima. E i volontari chiaramente sono i pensionati, perché la gente lavora, poi altri mi aiutano il sabato e la domenica, siamo circa un 25-30 persone.
25-30 persone, poi ricordiamo che in questo parco fate attività tutto l'anno, che questo è importante. Sì, veramente, c'è la scuola dell'MTB in Crea, che è una società che è nata diversi anni fa con un nostro contributo, che collabora con noi a organizzare questo evento, e loro hanno una squadra di ragazzini che fa fuori strada e si allenano qua. E quindi questo meritevole. Ciclocross, come vede Pirola il ciclocross italiano? E insomma, siamo un po' impiccati, siamo un po'... C'è un calendario internazionale che non è favorevole. Sì, tantissime gare, secondo me bisognerebbe, per valorizzare, farne un po' di meno, però se ci sono, che si facciano. Ricordiamo che domani qui a Brugherio ci sarà la grande folla del ciclocross, che è fatta dalle categorie giovanili. Quanti ragazzini arriveranno domani a Brugherio per gareggiare? Siamo un totale di iscritti di 600, mancano due a arrivare a 600, 598, 150 internazionali di oggi, perciò la differenza saranno per domani. E il conto è subito fatto, 450. Enrico, sono numeri straordinari, no? Quelli del ciclocross a livello giovanile. E per livello giovanile intendiamo la categoria degli esordienti, degli allievi, esatto. Cioè proprio i bambini numeri, e i ragazzini. Sono e numeri poi importanti, c'è un imbuto, esatto. E non passano, stavo, e non crescono. Arrivando giustamente lì, il problema del discorso sulle categorie poi internazionali, perché poi non è sicuramente proporzionato il fatto di quelli che riescono poi ad arrivare in campo internazionale rispetto al numero delle categorie giovanili. Quindi sicuramente bisognerà sedersi attorno a un tavolo e capire e cambiare anche delle cose, perché sicuramente è un problema questo. Tra l'altro, gare internazionali non ce ne sono tante in Italia comunque, perché prima parlavamo dell'affollamento del calendario, affollamento del calendario internazionale, che con gare che si svolgono al di là dei confini nazionali, perché gare internazionali in Italia abbiamo avuto un vuoto ad esempio, sì, nelle scorse settimane. Ma anche la difficoltà per voi credo che sia stata la crescita abnorme della Coppa del Mondo di ciclocross, Pirola. Quello? Sì, quella con questa gara di ciclocross che ci sono ogni domeniche portano via, ad esempio oggi non ci sono tutti i convocati nazionali che sono in coppa, e sinceramente fare una gara internazionale come noi e non avere i ragazzi italiani che potrebbero prendere punti e potrebbero portare valore alla nostra gara, e mi dà un po' da pensare. Assolutamente, sì. E c'è qualcosa da studiare anche per quanto riguarda il calendario, guardare l'internazionale e cercare di collocare le gare in maniera tale che possano partecipare quantomeno i migliori corridori italiani, calendario... che sono, ricordiamolo, come diceva Pirola, sono già in Nord Europa perché domani gareggiano. Il calendario è uno dei punti importanti di valutazione, e anche la tracciatura dei percorsi. Infatti bisogna fare i complimenti a Federico e a tutto il tuo staff per la tecnicità di questo percorso, perché è quello che serve, è uno dei fattori che serve per crescere in campo internazionale. Se non abbiamo delle palestre di un certo tipo, ovviamente poi quando si esce fuori questa cosa qua poi è un problema per gli atleti. La domanda era già stata fatta, perché questo è, lo abbiamo sempre detto ogni anno che torniamo qui, un circuito, sì, un percorso da Coppa del Mondo. Ma arriverà un giorno la Coppa del Mondo a Brugherio, visto che c'è stata questa dilatazione del calendario? C'è sempre questa richiesta, però l'impegno è importante. Per noi è molto, molto gravoso, molto pesante. Quest'anno sono riuscito, con l'aiuto di Camio Gene Ferrari, che mi ha sopportato alla fine, sennò il passivo era elevato. Alla fine i conti economici pesano. Grazie Carlo Pirola per la visita in cabina commento. Ritorniamo in cronaca, ma nulla è accaduto di rilevante, ovvero Sara Casasola sempre più dominante in questa prova. Intanto la giuria ha stabilito che saranno 6 i giri da percorrere. Sta percorrendo il terzo giro, sì, ne hanno già chiusi 2. Nel secondo giro ha ancora ulteriormente alzato l'asticella, 7.57, è l'unica atleta che corre sotto gli 8 primi. Sara Casasola della Serie Italia Guerciotti Elite ha un vantaggio di 15 secondi nei confronti di Rebecca Gariboldi del team Cingolani, e poi Alice Papo a 27 secondi. Alice Papo, che anche lei si è migliorata in questo secondo giro, così come si è migliorata anche Rebecca Gariboldi, 8.14 per il tempo sul giro.
Invece ha leggermente peggiorato la prestazione dopo la prima tornata Lucia Bramati, 8-19, però ha guadagnato nei confronti di Marta Zanga, che adesso è lontana da lei 23 secondi. Sì, sicuramente, come abbiamo detto, beh, la Sala sta facendo un assolo, si può, guardando in questo momento la classifica, le posizioni un pochettino più in bilico sono praticamente quelle a ridosso del podio, quindi una battaglia tra la Papo Alice e la Bramati Lucia come distacchi, anche se comunque, come hai sottolineato tu Andrea, in questo giro la Lucia ha fatto un pochettino più fatica. Eh sì, e l'inerzia è a favore di Alice Papo adesso, quindi Casasola sempre più in sicurezza, 15 secondi di vantaggio. E qui nella parte scorrevole guidata del percorso, un percorso molto tecnico, col fango diventa anche difficile da percorrere, ci vogliono delle qualità superiori. Importanti. Il fango, se c'era fango oggi, se pioveva, questo percorso diventava veramente molto selettivo e molto incerto anche fino alla fine, soprattutto sulla parte dopo, sia sulla salita sul muro ovviamente da affrontare, ma poi su tutte quelle contropendenze che, se sono bagnate o sono comunque fangose, diventa veramente importante la capacità e la tecnicità dell'atleta per affrontare. Quadratura meritata per Alice Papo, sì. È sul podio assoluto prima delle under 23. Brava. Ed eccola, sarà Casasola il passaggio presso l'arco della SMP. E qui Casasola che sta man mano che pedala acquisendo sempre più sicurezza, ha un ritmo che è insostenibile per le sue, sì, avversarie dirette. In questo momento, come abbiamo detto subito dai primi metri, non c'è stata storia sulla prima posizione. Qua gli ostacoli, Alice Papo, ostacoli artificiali, una volta fatti in bicicletta si guadagna tanto, perché sono inseriti in un tratto di, sì, percorso molto veloce. Esatto. Scendono tutte le atlete. Sì, in campo femminile scendono tutte le atlete. La differenza la fai poi, come abbiamo sottolineato più volte, quando rimonti sulla bicicletta, se hai gamba riesci a buttare giù un rapporto e portare subito la gamba in spinta per aumentare la velocità. Anche l'erba, adesso guardavo in questa fase, in questa S a scendere, è quasi tutto segnato senza problemi, ovviamente con le prove, col passaggio delle gare precedenti. L'erba che si taglia praticamente col passaggio forma questa patina un pochettino viscida, erba secca, che può creare un po' di problemini sul grip della ruota anteriore. E va a chiudere il terzo giro, siamo a metà gara per Sara Casasola, 8.07, alzato il ritmo, adesso tranquilla, andremo a vedere il giro di Rebecca Gariboldi, se si è avvicinata, aveva un ritardo di 15 secondi praticamente, 16 secondi, perché anche lei, anche se è rimasta più vicina al tempo fatto nel giro, sì, precedente, più regolare, ha perso qualcosa e quindi un secondo e mezzo ancora guadagnato per Sara Casasola. Adesso andiamo a vedere Alice Papo. Brava. Sì, brava Alice Papo, adesso ha un vantaggio maggiore. In questo momento la Sara è in completa gestione, giustamente lei deve pensare al campionato europeo, deve pensare di arrivare nella condizione migliore possibile, è in testa, deve cercare di amministrare. Attenzione però, Lucia Bramati che ha guadagnato 3 secondi e adesso è a soli 6 secondi dal podio, Lucia Bramati, quindi ha girato in 8.19 contro gli 8.22 di Alice Papo, quindi 3 secondi guadagnati, ha quasi dimezzato lo svantaggio, sì, e è ancora lunga la gara, andiamo a vedere se è un segnale di un calo della Papo, di una crescita della Bramati oppure così. Comunque metà gara con quantomeno la lotta per il terzo posto, per il podio, che è aperta, mentre invece Marta Zanga, altra under 23,
che alle spalle di Lucia Bramati ha girato con un tempo molto più alto ed è a 41 secondi dall'atleta della Trinks Factory Team. Quindi andando a declamare la classifica, Sara Casasola, Sella Italia Guerciotti Elite, eccola qua Lucia Bramati. Sì, la gara in questo momento più interessante per quello che riguarda appunto la classifica è proprio la battaglia che c'è tra la Lucia e la Dice Papo proprio per il podio. E allora, Sara Casasola, Sella Italia Guerciotti Elite con un vantaggio di 17 secondi nei confronti di Rebecca Gariboldi del team Cingolani. Terza posizione per Alice Papo di P66 Giant SMP. Quarta posizione per Lucia Bramati, Trinks Factory Team. Il ritardo di Papo nei confronti di Rebecca Gariboldi è di 26 secondi e ne ha persi tanti, 14 nell'ultima tornata. Ha persi veramente tanti. In questo momento l'inerzia sicuramente è sulla gara di Lucia, che sta appunto, comunque ricordiamo che sono due under 23, anzi tre considerando anche Marta Zanga, nelle prime sei posizioni, nelle prime cinque posizioni, scusate. Papo, Bramati, Zanga, Fontana e Sophie Hoyer sono le posizioni delle under 23 che ricordiamo corrono insieme alle Elite. Sara Casasola, il muro del nord è qui che ha fatto la differenza subito nel primo giro, si grazie vedeva alla sua grande capacità di corsa a piedi, poi anche gamba, e quindi siamo nel corso del quarto giro su sei. Sì, da qui inizia poi la parte in discesa con queste contropendenze che per fortuna per le atlete oggi sono un po', cioè, non sono bagnate, però comunque sia sgancio del piede della parte della Casasola proprio per cercare di affrontare questo pendio in contropendenza in estrema sicurezza, piede basso esterno per controbilanciare i pesi e poi questo mangia e bevi su e giù a mezza costa che piano piano fa scendere le atlete. Ecco, ad esempio questo tratto con il fango diventava di una difficoltà, sì, estrema. Questo, esatto, questa parte qua. Allora, ricapitoliamo la situazione della top 10 al momento di questa tredicesima prova dell'Internazionale di Brugherio Master Cross. Sara Casasola, Rebecca Gariboldi, Alice Papo le prime tre posizioni, Lucia Bramati in quarta, Marta Zanga in quinta, Beatrice Fontana in sesta, Teresa Vanichkova in settima, Sophie Hoyer in ottava, Giada Borghesi nona e a chiudere la top ten Arianna Bianchi, che è anche la prima delle juniores in decima posizione, Arianna Bianchi, ma prima della sua categoria. Ci fermiamo per qualche istante per poi riprendere il racconto qui da Brugherio, dal parco in Crea, per la Master Cross, la prima prova del Master Cross 2022-2023. A tra pochissimo. Secondo me, Samuele, prima di domani dalle tue parti, su qualche pendenza particolare, secondo me vedrai qualcuno che si mette a prendere il sole, ad abbronzarsi. Beh dai, qualcuno, abbiamo già detto, tanti maniche corte, qualcuno azzardato anche i pantaloncini corti. Penso che li copio anch'io, sai, dopo, perché qui sul palco, sotto i nostri gazebo, si muore, sembra di essere giù, è pazzesco. Secondo me dopo pranzo comparirà qualche telo, qualche telo. Ma bello così, dopo tante edizioni incerte, prima la nebbia nel 2019, poi l'anno scorso una giornata nuvolosa, poi seguì la pioggia, mamma mia, nel 2019 poi cadde una pioggia fine ma continua dall'inizio alla fine, e dal 2017 che non c'è un sole del genere, ci mancava il Crea Stadium in questa condizione non meravigliosa, stratosferica. Moreno, mi segnalano gli amici di Euromec 2 Indotech che addirittura c'è una signora in topless che sta prendendo il sole. Chi è che ti ha segnalato questa cosa? Non posso dirlo.
dico solo che ha la maglia gialla. Quindi la sanno lunga, vuoi dirmi questo? La sanno lunga, hanno l'occhio lungo. Ah, non volevo dirlo io, perché qua c'è la censura pronta, c'è la censura pronta. Grazie, grazie. Allora, con le immagini per il momento sono statiche, nel senso che non viene inquadrata la battistrada, quindi per il momento non resta che dirvi che stanno gareggiando da poco più di 31 minuti. Anzi, in questo momento scoccano i 31 minuti e 24 secondi dalla fine. Gentili signore e signori, ben ritornati con le immagini da Brugherio, provincia di Monza Brianza. Siamo alle porte di Milano per la prima del Master Cross al Parco Increa. Sta dominando la gara Sara Casasola della Sella Italia Guerciotti, e un vantaggio prossimo ai 20 secondi nei confronti di Rebecca Gariboldi in seconda posizione. Alice Papo, terza posizione, lotta serrata con Lucia Bramati per l'ultimo gradino del podio. Enrico Martello. Sì, gara veramente stratosferica della Sara, pronti via, non c'è stata praticamente battaglia per la posizione in testa alla corsa, e ha fatto la differenza subito sul muro, dove abbiamo sottolineato le sue qualità atletiche proprio nella corsa con la bici in spalla, questo muro molto ripido che è stato inserito quest'anno per la prima volta, che poi porta a questa contropendenza, e terreno asciuttissimo, un pochettino, se vogliamo, comunque insidioso lo è, però è ovvio che se c'era il fango quest'oggi era tutta un'altra gara, tutta un'altra velocità sul percorso. E qui le vediamo la Rebecca Gariboldi, che comunque è atleta praticamente di casa, conosce perfettamente tutte le curve e tutte le sezioni tecniche di questo tracciato. Lei sta facendo un'ottima gara ed è stata comunque abbastanza intelligente anche a non fare fuori giro. Allora, si è concluso il quarto giro sia per Sara Casasola, 8:16 il suo tempo sul giro. Adesso è sopra i 20 secondi il suo vantaggio nei confronti di Rebecca Gariboldi, che è lontana 21:04. Alice Papo passa adesso, ottima reazione di Alice Papo, 8:19, ha alzato il ritmo, sì, perché sente il fiato sulle spalle di Lucia Bramati, che vediamo se ha risposto, perché una Papo che era stata avvicinata a Lucia Bramati, che invece adesso va a girare in 8:30 e quindi mette in sicuro la terza posizione con questo quarto giro. Alice Papo adesso ha 17 secondi da gestire su Lucia Bramati, quarta a 1:03 Bramati dal passaggio della Sara Casasola. Sì, sicuramente l'Alice Papo è stata avvisata e anche si sarà resa conto direttamente lei dell'avvicinamento della Lucia Bramati il giro precedente, e ha gestito questo forcing della Lucia sul di lei, e poi questo giro qui ha ancora gamba e l'ha dimostrato, e ha messo dei preziosi secondi verso il finale di gara. E quindi Alice Papo, che ha fatto il secondo miglior tempo, perché ha girato addirittura più veloce di Rebecca Gariboldi e ha rosicchiato qualche secondo anche alla Gariboldi, però lontana 25 secondi da lei, quindi sembrano cristallizzate in questo momento le, sì, posizioni del podio di questa gara. Alle spalle intanto ha concluso Bramati e passa in questo momento Sophie Hoyer, che ha superato Marta Zanga. Le due sono appaiate con Giada Borghesi anche, quindi c'è un terzetto in lotta per la quinta posizione. Sophie Hoyer della Zanolini Sudtirol Post, che ha sopravanzato Marta Zanga della Beltrame TSA Trecolli, con Giada Borghesi lì nel terzetto del team Lapierre Trentino Alè. Sì, tra l'altro una cosa della Sophie, che l'anno scorso la Juniores ha vinto il campionato italiano, e la vediamo
al primo vero esordio in campo internazionale nella categoria Under 23, atleta molto promettente, e speriamo che sia così anche per lei per il futuro. Dato la cavalcata solitaria e adesso smonta la bici per affrontare quello che è stato ribattezzato il muro del nord, rampa terribile questa. Sì, tra l'altro si fa fatica, grande sicurezza anche nell'appoggio delle gambe, perché abbiamo visto le altre atlete non erano così ferme e sicure nel proseguire, con pendenze che non vengono rese bene dalle riprese televisive. No, tra l'altro questo muro sempre in ombra, che vabbè, appunto oggi qui non per niente il muro del nord. Esatto. Questa parte più tecnica in questa contropendenza per poi risalire, che sicuramente nelle condizioni più avverse, magari col fango, veniva veramente molto molto difficile. Penultimo giro quindi della gara di apertura del Mastercross, l'internazionale di Brugherio, con Sara Casasola in testa alla classifica assoluta. Per quanto riguarda la categoria Under 23, in testa c'è Alice Pappo. Per quanto riguarda la categoria Donne Juniores, Arianna Bianchi del Guerciotti Telofen Team. Bianchi che ha un vantaggio rassicurante di 37 secondi nei confronti di Elisa Lanfranchi della KTM Alchemist, che è in seconda posizione per la categoria, con Greta Pighi a favore del ciclismo, la sua squadra, che è in terza posizione. Questo è il podio delle juniores al momento. Sì, qua vediamo che è un'atleta doppiata, attenzione. Situazione delicata, anche perché non mi sembra che si sia accorta che alle sue spalle stava sopraggiungendo Sara Casasola. Davide Martinelli, spettatore interessato, lo vediamo, professionista del team Astana, interessato perché guarda con un occhio di favore Rebecca Gariboldi. Sì, il compagno di Rebecca Gariboldi, e quindi giustamente. E un anno ha anche partecipato, un anno, quando correva ancora con la Quick Step. Tanti campionati italiani a cronometro vinti nelle categorie giovanili per Davide Martinelli, anche la soddisfazione di vincere tra i professionisti. E qua Casasola. Sì, lei, come abbiamo detto, la testa deve essere quella che adesso deve essere in completa gestione, senza rischiare nulla, perché ha un ottimo margine, ma anche la maturità che poi ha un atleta è già pensare alla gestione di quello che è poi l'appuntamento più importante di questo periodo, che è il campionato europeo. Ecco, ricordiamo che Sara Casasola ha fatto un undicesimo posto in Coppa del Mondo, abbiamo già raccontato, sfiorato la top ten, era nel gruppo delle quattro che si giocavano il settimo posto. Lei è partita dalla quinta fila, esatto, e quindi ha fatto una grandissima rimonta, un grande sforzo, è stata bravissima soprattutto nel primo giro a recuperare posizioni. C'è da dire che con queste tre gare internazionali che andrà ad affrontare nei prossimi giorni può migliorare la sua posizione di partenza in griglia in Coppa del Mondo e anche ai campionati europei. Campionati europei si attendono ancora le convocazioni, ma credo che sarà proprio la punta di diamante della nazionale azzurra, sia al maschile che al femminile, perché risultati alla mano è quella che ha fatto meglio insieme alle ragazze juniores, molto brave, con Venturelli e Corvi. Esatto, sì, lei adesso in questo momento è un allenamento, no? Per cercare di rifinire al meglio la condizione. Però sono punti importanti. Però esatto, deve, in questo momento ha la possibilità di far bottino pieno, no? E di avanzare la classifica nel ranking per poi partire il più avanti possibile, che sappiamo che è molto importante sia da un punto di vista fisico per spendere meno poi nella rimonta, ma anche da un punto di vista tattico per cercare di togliersi dal traffico e evitare cadute. E questo tempo clemente sta risparmiando tante fatiche ai meccanici del ciclocross, perché abbiamo visto già le tre prove di Coppa del Mondo e questa gara di Brugherio con praticamente i meccanici inoperosi in zona box a fare da spettatori. Grazie, grazie. Intanto c'è la commissione fuori strada Lombardia che sta corrompendo il nostro Giuseppe Fiorito.
e questo è un tratto in cui bisogna lasciare scorrere la bicicletta, stare molto attenti all'aderenza. Sì, esatto, comunque una delle difficoltà, però insomma ormai sono atlete comunque esperte, giovani ma esperte, sono anche i cali di concentrazione, magari quando hai questa facilità di arrivare e di gestire la corsa, qua ci sono dei doppiati e magari hai un minimo di concentrazione per appunto questo rilassamento, quindi sempre molto attenta sull'aspetto di guida e in conduzione perfetta senza però sprecare troppe energie in vista dei prossimi appuntamenti. E qui abbiamo visto il passaggio, il suono della campana per l'ultimo giro di Sara Casasola, che adesso è impegnata nei doppiaggi. Abbiamo visto passare Martina Barbiero e Anita Poletti con sicurezza sul rettilineo d'arrivo. Ha chiuso in 8:20, ha alzato ancora più veloce di lei Rebecca Gariboldi, 18 secondi e mezzo. Una Gariboldi che, se andiamo a vedere i tempi, è stata molto costante, sì, molto metodica, mentre invece Sara Casasola ha dimostrato di essere l'unica atleta capace di scendere sotto gli 8, poi ha diciamo gestito la situazione senza prendere alcun, esatto, rischio una volta aperto il margine di vantaggio. Deve ancora arrivare Alice Papo sul rettilineo d'arrivo, transita adesso 8:30, ha alzato il suo tempo, 56 secondi di ritardo da Casasola. Andiamo a vedere se Lucia Bramati ha approfittato di questo rallentamento oppure ha rallentato anche lei a sua volta. Andiamo verso il finale di gara e l'affaticamento soprattutto per le atlete indietro si iniziano a far sentire. Eccola qua Lucia. Lucia Bramati 8:36, ha perso ancora nei confronti di Papo e quindi attenzione perché Sofia Auer è in grande rimonta. Andiamo a vedere quanto è il ritardo nei confronti di Bramati, perché stiamo parlando del podio under 23 che al momento vede Papo in prima posizione, Bramati in seconda e Sofia Auer, però mi sembrava molto lontana la Auer nei confronti, sì, di Lucia Bramati, quindi le due prime posizioni dovrebbero essere cristallizzate con le prime quattro che hanno fatto una corsa a un ritmo e tutte le altre, esatto, a un ritmo diverso. Sì, completamente diverso e diciamo che le posizioni si dividono in la prima con la Sara Casasola che ha fatto una gara, poi le altre quattro, le altre tre scusate, e poi tutto il resto. E sarà interessante vedere la lotta tra Zanga, Auer, Borghesi, Vanichkova e Fontana Beatrice. Sì, sono vicinissime, tutte sono tutte insieme. Lotta per la quinta posizione. Sono tutte lì, attaccate una all'altra, adesso stanno transitando proprio sulla linea d'arrivo, per questo possiamo rendercene conto di quanto siano vicine l'una con l'altra, con Giada Borghesi che è transitata per quinto, ma attaccata alla sua ruota c'è Marta Zanga che ha ripreso la posizione nei confronti di Sofia Auer. Sì, è comunque bello vedere che ci sono dalla terza posizione fino alla sesta posizione delle under 23, quindi questo è una categoria fondamentale per la crescita, per poi arrivare nelle categorie elite e riuscire a dare ancora qualcosa in più. E si conferma sempre prima delle juniores Arianna Bianchi della Guerciotti Development con un vantaggio rassicurante nei confronti di Elisa Lanfranchi e di Greta Pighi. Sì. Sara Casasola, ultimo giro per lei, quindi poi andremo a sentire le sensazioni della friulana. Era la grande favorita dopo quanto aveva mostrato in Coppa del Mondo a Tabor, e ha dimostrato proprio che i favori del pronostico le erano stati dati a giusto avviso. Assolutamente sì, abbiamo visto con quanta accortezza e non ha rischiato niente su quella contropendenza, proprio perché sarebbe stupido in questo momento rischiare qualcosa per lei, ha un margine altissimo e appunto
non deve compromettere la sua condizione e le sue gare future. Per Rebecca Gariboldi la soddisfazione che negli ultimi due giri ha comunque guadagnato e rosicchiato qualche secondo a stare a casa sola, tenendo anche un po' sulle spine, perché comunque sono 19 secondi di vantaggio. Stare a casa sola non si può permettere errori, ecco, può gestire tranquillamente, sì, però un errore le sarebbe fatale. Casasola, Gariboldi, Pappo, le prime tre posizioni. Bramati quarta, Giada Borghesi quinta, Sofia Auer sesta, Marta Zanga settima, Teresa Vanichkova ottava, Beatrice Fontana nona, Arregnanna Bianchi, prima dei juniores, in decima posizione, con un vantaggio adesso di, vediamo nei confronti di, no, di 50 secondi nei confronti di Greta Pighi, che ha di nuovo sopravanzato Lisa Lanfranchi per la lotta per le posizioni del podio tra le juniores. Secondi a 5, 10, 15 sono diventati. Tanto continuano a transitare atlete sul rettilineo d'arrivo, suona la campana per l'ultimo giro, quasi a metà giro invece Sara Casasola, che si dei, si sta allenando in questo momento, è in condizione perfetta, ha sicuramente una marcia in più su tutte le altre. Andremo a vedere la crescita nei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo di Sara Casasola, che sarà impegnata poi già domani in Svizzera e martedì invece l'internazionale di ciclocross a Firenze, quindi molti atleti che non sono in lotta per la classifica generale di Coppa del Mondo hanno preferito dedicarsi, certo, alle gare internazionali perché erano più vicine geograficamente che non affrontare la trasferta nel nord Europa di Coppa del Mondo. Quando ci sono così tante gare e hanno aumentato dall'anno scorso le prove di Coppa del Mondo in maniera importante, anche tutti i viaggi che gli atleti fanno, i viaggi non sembra, ma stancano tantissimo, e quindi più uno riesce a gestire anche questo aspetto qua durante tutto il corso della stagione, sicuramente ne trae poi beneficio sugli appuntamenti che contano. Eccola Alice Pabo, prima tra le under 23, terza assoluta, l'atleta della SD TP66 Giant SMP. Anche lei brava nel gestire il vantaggio nei confronti di Lucia Bramati, che l'ha impensierita fino al terzo giro, fino a metà gara, poi l'accelerata decisiva da parte di Alice Pabo. Sì. Comunque bene Lucia Bramati, che era reduce da una prova opaca in Coppa del Mondo, sì, a Tabor, ha trovato, ha dimostrato che è in crescita. Sì, ha trovato anche un l'atleta, buon colpo di pedale quest'oggi, sicuramente in campo internazionale ci sono degli step da fare e piano piano speriamo che cresca ancora, come lei, come l'Alice, come tutte quelle che in questo momento, anche le ragazze juniores che hai sottolineato tu prima Andrea, Venturelli e Corvi, esatto, Venturelli e Corvi, che sono sicuramente sulla buona strada per crescere, però da lì a poi arrivare nelle categorie elite e dire la loro, devono crescere tanto, però senza neanche troppo stress, anche perché ricordavamo una fase particolare del ciclocross con le under 23 a livello internazionale che vincono le gare, dominio per ora di Van Empel, Fem Van Empel, è sì, un under 23 così come la Puck Peters, come Shirin Van Arroy, ma concentriamoci su Sara Casasola perché vittoria per l'atleta della Sella Italia Guerciotti, ha dominato questa prova Sara Casasola. Ecco Gariboldi, ultima fatica per lei, poi troverà l'asfalto che la condurrà sotto l'arco d'arrivo. Brava, bravissima, costante, non aveva la possibilità di stare con Sara Casasola, ma è stata una gara ottima e costante, e chiude a 22 secondi. E poi vediamo la prima delle under 23, Alice Pappo, che va a chiudere anche sul podio, classe 2003, Alice Pappo, under 23.
Eh sì, come hai sottolineato tu Andrea, se guardiamo chi è adesso in testa alla Coppa del Mondo e quanto l'età media si sia abbassata nelle ragazze soprattutto, anche un po' nei ragazzi ma soprattutto in campo femminile, sia in cross country che, scusami, sia nel ciclocross che nella mountain bike, è veramente un dato importante questo. Ecco, terza assoluta, prima tra l'under 23, chiude la sua prova Alice Papo, DP 66 Giant, e va a completarsi il podio. Qua vediamo lo sprint, attenzione perché qui abbiamo Anita Poletti e Martina Barbiero che vanno a chiudere la loro prova, erano atlete doppiate, sì. E adesso dovremmo attendere, eccola Lucia Bramati che compare adesso per la seconda posizione del 23, sta arrivando Lucia Bramati, ecco la riproposizione, ecco che è passata adesso Lucia Bramati che va a chiudere in quarta posizione. Quindi Lucia Bramati quarta e seconda tra le under 23. E adesso Giada Borghesi aveva un margine di distacco. Eccole le due atlete con Sofia Hoyer e Maglia Ciclamino, mentre Giada Borghesi davanti. La lotta è per la quinta posizione. Bel duello. Sì. È l'unico duello che vediamo di questa gara, perché le posizioni delle prime erano cristallizzate. Mi sembrava di vedere un cronometro a un certo momento. Sì, l'unico duello che vediamo, ricordiamo il primo anno della categoria under 23 di Sofì. E allora seguiamo questa vincente lotta, l'unica lotta che c'è stata con brava Sofia Hoyer a chiudere in quinta posizione, sesta Giada Borghesi. E intanto un saluto, ci ha già raggiunto in postazione prima di salire sul podio come prima classificata Sara Casasola. Allora dalla nostra postazione, dal monitor, è sembrato tutto facile. Marta Zanga intanto all'arrivo. Buongiorno, intanto, ciao brava a tutti, grazie mille. Grazie, sì, la gara è stata veramente molto veloce, ho provato a partire forte, ho visto che sono riuscita a fare il buco sulla prima rampa a piedi e ho provato a mantenere il vantaggio, alla fine sono andata sempre costante, infatti ho visto che la Rebecca è arrivata sempre a quel distacco più o meno, ho cercato di gestire, non fare troppi errori perché c'erano dei pezzi un po' insidiosi dove si rischiava anche di forare, quindi ho cercato un attimo soprattutto nelle discese di stare attenta, poi dove c'è da spingere ho provato comunque a fare un po' di differenza. Intanto mentre parlavi è arrivata Arianna Bianchi, l'abbiamo vista esultare, perché? Perché prima della categoria juniores, l'atleta della Guerciotti Development, e le sensazioni dopo la prova di Coppa del Mondo di Tabor è stato un dispendio di energie completamente diverso, qua hai dovuto gestire il vantaggio, era quella la preoccupazione, di non avere un calo di ritmo. Sì, esatto, oggi ho cercato di stare il più possibile attenta a non strafare e ad amministrare il vantaggio, diciamo che domenica scorsa ho fatto tutta la gara di inseguire, quindi è stato completamente diverso, però sono comunque contenta delle sensazioni avute e niente. Ricordavamo i punti importanti per le griglie di Coppa del Mondo, e allora i tuoi prossimi appuntamenti, Sara? Adesso correremo domani in Svizzera, e martedì a Firenze che c'è un internazionale, poi se dovesse arrivare una convocazione c'è l'Europeo il 6 a Namur, poi per novembre vediamo, perché ancora non abbiamo un calendario ben definito, comunque si spera di fare ancora qualche gara all'estero. Dai, insomma, per noi la tua convocazione è doverosa, credo anche per Pontoni che credo ti conosca meglio di tutti nel mondo del ciclocross, e anche Enrico può confortare Sara Casasola se non viene convocata lei per la nazionale. Insomma, dopo la gara che hai fatto in Coppa del Mondo e quello che stai dimostrando anche oggi, insomma. Ecco, in Coppa del Mondo secondo te hai possibilità di crescere ancora? Quali sono le tue sensazioni? Ma non lo so, diciamo che per me già il risultato di domenica scorsa è stata una cosa un po' inaspettata, perché sono partita senza sapere dove fossi come condizione, quindi già quello è un bel punto di partenza. Davanti vanno molto forte, si è visto anche domenica, infatti rientravo quando rallentavano loro e poi mi ristaccavo subito, quindi spero di migliorare ancora un pochino, però già così sta andando bene. Ringrazio la mia squadra, Sella Italia Guerciotti Elite, che
mi ha dato delle belle opportunità fino ad ora e speriamo di continuare bene con la stagione. Ti lasciamo al podio, complimenti. Grazie. Sara Casasola, prima classificata, la rivediamo proprio nelle immagini, vittoria solitaria, ha potuto anche permettersi di salutare sulla linea d'arrivo. Sara Casasola con il podio completato da Rebecca Gariboldi del team Cingolani, seconda posizione a 22 secondi, ha chiuso l'atleta lombarda, e in terza posizione, la prima delle under 23, Alice Pappo, che ha chiuso con un ritardo di 1.14 nei confronti della friulana. Vi ricordiamo che a seguire tra circa una mezz'ora ci sarà la gara elite maschile che seguiremo in diretta sempre qua dal Parco Increa di Brugherio, e quindi andiamo a formalizzare anche le classifiche delle categorie. Papo, Bramati e Sophie Hoyer sono le prime tre posizionate per quanto riguarda la classifica under 23. Per quanto riguarda le juniores, Arianna Bianchi ha vinto davanti a Greta Pighi in terza posizione, Elisa Lanfranchi. Queste sono le prime tre juniores. Sara Casasola, quindi l'abbiamo sentita, adesso un po' impegni di livello internazionale, perché credo che arriverà questa convocazione per gli europei. Beh, io credo che, insomma, quello che ha dimostrato in Coppa del Mondo, quello che ha dimostrato oggi, quello che secondo me lo stato di condizione è, sicuramente è una convocazione che si è strameritata. E quindi ci sarà Sara Casasola sicuramente in maglia azzurra, azzurri che sono impegnati nelle categorie giovanili in Coppa del Mondo, per quello non erano presenti qui a Brugherio. Allora, tra circa una mezz'oretta sotto il sole di Brugherio, con anche tanti moscerini e tante mosche che sono qualcosa di... il caldo. Esatto, però è un caldo eccezionale, situazione eccezionale. Speriamo che sia una gara eccezionale quella che andremo a trasmettervi tra circa mezz'ora. Con Enrico Martello noi ci fermiamo qua, stiamo qua e vi aspettiamo. Quindi arrivederci a tra mezz'ora per la seconda prova trasmessa in diretta, quella degli elite maschili. Grazie. Grazie.